enti locali che devono ritrovare una quadratura dopo tutto quello che sta accadendo, e noi vogliamo oggi fermarci su quanto riguarda le province che, come sapete, avranno una drastica cura dimagrante. Lo facciamo e vi presento i nostri ospiti parlando con Edmondo Cirielli, presidente della provincia di Salerno, buongiorno presidente, buongiorno. Con Piero La Corazza, presidente della provincia di Potenza. Buongiorno. Grazie per essere qui a tutte e due. Io vorrei proporvi per adesso il servizio della nostra Elisabetta Abate e poi cominciamo a ragionare. Dopo lo scandalo delle regioni, partito dal Laziogate e in tempi di tagli ai costi della politica, si torna a parlare di soppressione delle province. Questa volta in maniera definitiva, dopo il decreto di due giorni fa, varato dal Consiglio dei Ministri sulla soppressione e accorpamento di alcune province italiane, sulla base della Spending Review. L'esecutivo è stato categorico, sopravvivono solo le amministrazioni con un territorio di almeno 2.500 km² e una popolazione non inferiore a 350.000 abitanti. Durante questa settimana i CAL, consigli delle autonomie locali, dovranno presentare un'ipotesi di riordino da girare alla Regione che entro il 23 ottobre dovrà inviare una proposta al Governo. Non sarà però per nulla facile arrivare al dunque. Solo in Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia c'è già un'ipotesi definita. Le situazioni più ingarbugliate nel Lazio e in Toscana, dove paradossalmente delle 10 province solo Firenze è in regola. Da un primo monitoraggio effettuato dalle unioni regionali delle province, le regioni a statuto ordinario dovrebbero eliminare 64 province, che passerebbero così dalle attuali 107 a 43, incluse le 10 città metropolitane previste dalla legge. Per Confesercenti, questa manovra farebbe risparmiare agli italiani almeno 4,5 miliardi di euro. Allora, i due presidenti che sono con noi rappresentano due province, tra virgolette, fortunate, possiamo dire così, perché non sono tra quelle cancellate. Possiamo dire così, presidente Cirielli? Beh, insomma, diciamo che sono province che hanno i requisiti. La provincia di Salerno, dopo le città metropolitane, è la più grande d'Italia, ma il problema è il ruolo, i contenuti, perché le province si occupano di strade, di scuole superiori, di ambiente, di protezione civile. Se non ci sono più i fondi per svolgere questi servizi, oggettivamente ha poco senso conservare anche la provincia di Salerno. Insomma, alla fine l'importante è dare i servizi ai cittadini. Tagliare i servizi ai cittadini è un fatto negativo, l'ente diventa un fatto secondario. A questo punto è meglio che lo fanno le regioni e i comuni. Il problema è lì. Ecco, lei è d'accordo, presidente La Corazza? Io sono d'accordo innanzitutto al fatto che questo Stato sia un po' più leggero, più efficiente e meno costoso. Quindi noi dobbiamo raccogliere questa sfida di razionalizzazione e di riduzione, anche se dei problemi si generano, perché quando si va a muovere una macchina che si è consolidata in moltissimi anni, dei problemi di identità, di storia, di tradizioni, di protagonismo dei territori si generano. Ma in questa congiuntura, in questa difficoltà, nella quale si chiedono sacrifici agli italiani e alle imprese, noi non possiamo rimanere con uno Stato così pesante ancora e così costoso. Individuiamo, aiutateci a capire quali sono i problemi più urgenti che con questo dimagrimento verranno fuori. Lei diceva, per esempio, sì, si fanno strade, si fanno opere pubbliche. Il punto qual è? Io condivido ovviamente, sono anche parlamentare, condivido il punto di vista del collega della provincia. Noi insieme siamo nel direttivo delle Unioni Province Italiane e sono 3 anni che le province stanno facendo un grande lavoro di razionalizzazione. Immagino 3 anni fa, quando sono stato eletto, avevo un bilancio di spesa corrente di 55 milioni di euro, oggi nel 2012 è di 15. Quindi in 3 anni c'è una riduzione incredibile, per cui gli sprechi c'erano ed è giusto che si metta mano. Il punto qual è? È quando si va oltre l'aspetto delle spese superflue, che sono le spese della politica, e poi si intaccano i servizi, magari si approfitta di comportamenti delinquenziali di alcuni politici
come gli ultimi che abbiamo visto nella regione Lazio, per tagliare soldi alle regioni, non alle spese della politica, ma magari ai trasporti, e poi vediamo quello che succede a Milano, poi alla sanità e la gente non viene curata. E così vale per le province che svolgono ruoli importanti, le strade provinciali di montagna, se non le guarda la provincia, chi le guarderà? E se non ci sono i soldi? Io nella mia provincia ho 150 scuole, la spesa per il carburante, per l'energia elettrica, e per i banchi, per la manutenzione ordinaria. Chi se ne occuperà? E se non ci sono poi soldi, il punto di fondo è che con queste riduzioni non si tocca più le spese effimere che possono, ma si va a toccare i servizi. E quindi sull'onda dell'antipolitica non è che si colpisce la politica malata, ma si colpisce ulteriormente i servizi dei cittadini. Insomma, scusi, questo Presidente, è il punto. Però ecco, il ragionamento proprio elementare che può fare un cittadino è: questi soldi non si danno più alle province, ma si danno parte ai comuni e parte alle regioni, direi la corazza. Ma, e ci penseranno allora, comuni e regioni. Premesso no. Che io ho fatto questo tipo di, all'inizio ho voluto dire questo: se il punto è non voler far gestire dalle province, secondo me è un errore. Io ho fatto questa esperienza in questi 3 anni, le province sono molto sentite vicino, non nelle città, certo se va a Roma, a Napoli, delle province non gliene frega nulla a nessuno, ma nei territori, quelle che si dice la provincia, non la città, la gente ha come unico riferimento, i comuni hanno come unico riferimento certo. Le province. Detto ciò, il punto è che questi soldi rimangano, invece lasciare in capo le province una funzione e non dargli i soldi per svolgerla non mi sembra un modo per colpire gli sprechi o la politica malata, è un modo per colpire i cittadini, perché noi abbiamo 2,5 milioni di ragazzi che vanno nelle scuole superiori e abbiamo il dovere di dargli il massimo dei servizi. La ringrazio. La corazza, invece i conti a Potenza come sono? Ma guardi, noi abbiamo visto il dimagrimento a Salerno dei fondi. Sì, noi mi consentirà di risponderle per qualche secondo alla domanda che lei poneva prima al Presidente Cirielli. Il punto di fondo in Italia è che ancora non si è deciso chi fa cosa. Ok. E soprattutto quanto deve costare un servizio da Bolzano a Caltanissetta. Non si può immaginare di riformare uno Stato senza definire ruoli, funzioni e compiti di ciascun livello istituzionale. Quanto devono costare? Se non fa così, l'Italia difficilmente riuscirà a raggiungere quegli obiettivi di leggerezza, di efficienza e di meno costi degli apparati pubblici. Le rispondo alla domanda. In provincia di Potenza, pensi che tra Presidente della provincia, io, Giunta, Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza, noi spendiamo 15.000 euro in un anno tra rimborsi spesa, spese di rappresentanza. Il mio cellulare non può costare più di 40 euro al mese per telefonate di servizio. Dall'inizio abbiamo ridotto assessori, dirigenti, introdotto innovazione tecnologica per ridurre la carta, cioè una serie di iniziative che ci hanno messo sostanzialmente già prima che arrivasse come dire, questa congiuntura e questa difficoltà di credibilità per le istituzioni della politica, intenzione per una ragione principale, perché tutti gli euro che noi dovevamo recuperare li dovevamo mettere nei servizi. Il punto adesso è evitare che con l'acqua sporca, cioè quella della cattiva politica, si butti via anche il bambino. E il bambino sono gli studenti che hanno diritto a vivere in una scuola in sicurezza, un cittadino che deve transitare su una strada sicura. E le aggiungo anche, i tagli insostenibili fatti in questi anni sono anche una delle ragioni della non crescita di questo paese, perché quando non c'è manutenzione per una strada o per una scuola non c'è neanche un lavoro per un'impresa, e quando hai un euro per investire e quindi per far ripartire quell'economia hai il patto di stabilità che ti dice che se c'hai quell'euro in cassa per mettere in sicurezza quella scuola perché c'è una prescrizione di un ASP, oppure c'hai una frana che interrompe una carreggiata e quindi neghi l'accesso ad un ospedale o ad una scuola, tu hai quelle risorse, fai la gara d'appalto, all'impresa non puoi pagarla perché c'è il patto di stabilità. Allora io credo che prenderla solo dal punto di vista dei conti, dei tagli, della cassa, senza fare una vera revisione della spesa, noi corriamo il rischio di buttar via l'acqua sporca e il bambino. E questo in questo momento non possiamo consentirci. Quindi voi dite in sostanza che questo del dimagrimento e dell'accorpamento è solo il primo tempo. Poi deve venire il secondo tempo
con cui si dovranno razionalizzare i compiti. Ma che resta allora dopo questa cura delle province? Allora, quali sono le attribuzioni che restano? Sicuramente la provincia si deve occupare di tutte quelle competenze sovracomunali, tipo le strade che collegano i comuni, tipo le scuole superiori, perché anche se la scuola è allocata in un comune, ci vanno i ragazzi del comprensorio. Sicuramente si deve occupare delle problematiche ambientali che riguardano non solo un comune e vanno approcciate in via di aria vasta. Certamente ci sono altri problemi legati alla protezione civile. Ho detto alcune delle competenze più importanti della provincia che già oggi vengono svolte. Si intenda bene, io sono uno di quelli che con impegno, da quando sono arrivato alla provincia, ho risanato i conti, ho ridotto le spese e in questo abbiamo lavorato molto bene insieme a Potenza, anche scambiandoci buone pratiche, facendo accordi di programma proprio per guardare i risultati migliori che si possono ottenere. Il punto è che non si possono comprimere le spese legate ai servizi, quello è il dato, cioè rispetto a quello si può comprimere tutto, tranne i soldi che servono per fare la manutenzione alle scuole, alle strade. Se invece per fingere di mettere a posto i conti a Roma, si dice risparmiamo 1 miliardo sulle province e poi l'anno prossimo non si possono aprire le scuole, io credo che sia un imbroglio contabile solo per andare a Bruxelles e dire abbiamo i conti in ordine, ma poi l'anno prossimo si dovranno pagare quelle cose, ci saranno debiti e alla fine chi verrà dopo, magari Monti, dovrà pagare questo, questo e quello, e non penso che sia un modo serio di fare. Il titolo di pagina 15 del Corriere della Sera, regioni e comuni tetto alla spesa, manovra da 10 miliardi di tagli. E poi si parla dell'obbligo di pareggio di bilancio per quanto riguarda le regioni. Per le province dovrebbe essere grosso modo la stessa cosa. Guardi, noi già abbiamo l'obbligo di pareggio di bilancio, anzi quest'anno il governo mi ha imposto come provincia più 13, non il pareggio, più 13, quindi significa che io non devo pagare i fornitori per 13 milioni di euro, così anziché anticipare io vanno loro in banca. Questo è, c'è una legge dello Stato che dice che entro 30 giorni bisogna pagare l'imprenditore che presenta la fattura. Poi lo stesso Stato ci dice a noi province non pagate per 13 milioni di euro, almeno la mia provincia. E le dico, se questa è una cosa normale, è un modo per scaricare i conti formalmente in ordine, anzi addirittura in avanzo della provincia, più 13 sulle imprese che invece si devono indebitare. Non mi sembra un modo serio di comportarsi. Presidente La Corazza, mi permetta un ragionamento elementare. Sì. Se le province, se le regioni hanno problemi come quelli che stiamo vedendo, come dire, di gestione un po' allegra in certi casi delle finanze, perché le province dovrebbero essere diverse? In fin dei conti gli uomini politici più o meno sono gli stessi, comune, regione, certo, provincia. E governo. L'avevo chiesto alla Corazza. Anche governo, no? Prego. Ma innanzitutto perché le province sono state sottoposte ad un rilevante dimagrimento, l'ha detto lei all'inizio di questa trasmissione, e in più le province sono sottoposte a un dimezzamento già di consiglieri provinciali, a un dimezzamento di giunte ed una riduzione consistente di risorse che non sono paragonabili ai bilanci delle regioni. Le faccio un esempio. Un consigliere della provincia di Potenza, che non aveva e non ha né vitalizi né altri benefit, prende per ogni seduta di commissione di consiglio provinciale 74 euro lorde gettone di presenza, non indennità. Se non partecipa il gettone non lo può prendere e se fa 20 presenze prende sempre 18 gettoni di presenza, 700-800 euro nette. Credo che per una funzione democratica, per una rappresentanza di un territorio, penso che quel consigliere non rappresenti la casta e non rappresenti l'immagine che Fiorito ha dato, ecco, della politica in italiana. In conclusione, non voglio essere eccessivamente provocatorio, ma non è che allora i politici provinciali non vedono l'ora di andare a fare i consiglieri regionali? Beh, indubbiamente. Già parlamentare. Indubbiamente, io poi sono stato anche consigliere regionale quando ero più ragazzo. Il problema di fondo è che se ci sono imbroglioni, marivoli, arrestateli, dategli l'ergastolo, ma non approfittiamo del fatto che ci sono dei ladri che poi vengono arrestati per pochi mesi e hanno pene ridicole che non scontano perché c'è il sistema di esecuzione penale che dopo metà della pena vai a casa, cambiamo queste leggi, è inutile, non è che per colpa di questi
tagliamo i fondi alla sanità, ai trasporti pubblici, succede quello di Milano, alle strade, alle scuole. Io penso che sono due cose diverse. Invece si approfitta di questa vicenda di malcostume degli imbroglioni per tagliare i servizi ai cittadini. E io lo ripeto, questo non è una cosa seria. La ringrazio, grazie a Edmondo Cirielli, presidente della provincia di Salerno, grazie a Piero La Corazza.